Nel 2008, al largo della costa orientale dell'Africa, fu scoperto un sito con il relitto di una nave naufragata. Il ritrovamento ha avallato la leggenda di Chief Amotan II, un liberto di Antiochia, vissuto tra la metà del primo secolo e l'inizio del secondo secolo d.C. La storia di Amotan racconta che dopo l'affrancazione lo schiavo accumulò un'immensa fortuna. I leggendari 100 tesori del liberto furono caricati tutti insieme sulla gigantesca nave Apistos per essere trasportati in un tempio appositamente edificato dal collezionista. Ma l'imbarcazione affondò, consegnando il proprio tesoro alla sfera del mito. Ma insomma, senza che io continui nella lettura, vi dico che questo tesoro si trova un po' qui, a Punta della Dogana, a Venezia, e un po' dall'altra parte a Palazzo Grassi, perché vi sto parlando della mostra di Damien Hirst, inaugurata qualche tempo fa, è ancora in corso. È una mostra completamente diversa dalle mostre di arte contemporanea che siamo soliti vedere, ma direi dalle mostre in generale. Una mostra che io credo si possa leggere su più livelli, abbia più piani di lettura. Qui tutto è inventato, ma tutto sembra vero, tutto è credibile. Allora, questi tesori che sembrano arrivare dall'antico Egitto, dai Sumeri, dagli Aztechi, incontrano Pluto e Mickey Mouse. Mickey Mouse tenuto per mano dal collezionista, tutti naturalmente pieni di coralli, di vegetazione marina che si è incrostata nei secoli e nei secoli e che i sommozzatori, cui abbiamo i video, c'è la documentazione, appunto hanno recuperato immergendosi negli abissi dell'oceano. Quindi Hirst si inventa una geografia, Hirst si inventa una storia, Hirst si inventa perché forse il compito degli artisti è anche quello, no? Inventare, raccontare delle storie, lo fanno gli scrittori, lo ha fatto Borges molto bene e lo sta facendo anche lui portandoci dentro questa mostra che non ha eguali. Quindi se venite a Venezia, in questo periodo c'è anche la Biennale, ci sono tanti eventi e tante belle mostre, ma questa credo valga la pena di vederla perché non solo pone delle domande, ci fa sognare, ci fa divertire e richiede anche, io credo, una certa preparazione, intelligenza, conoscenza proprio per districarsi, no, da questo mondo, così da questo confine labile tra realtà e la finzione. Buona visione.